Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Sirius, ben trovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto con Antonella Entranò. Ugo Lombardi, buonasera. Buonasera Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. a tutti quanti, un caro saluto. Ben trovato. E diamo il Grazie. benvenuto agli ospiti di questo pomeriggio. Sono collegati con noi i coordinatori dei comitati Terremoto Centro Italia, Francesco Pastorella. Buonasera, signor Pastorella. Buonasera. Buonasera. E la signora Francesca Mileto, mi scuso per non averla presentata per prima in quanto donna. Buonasera. Bene, grazie ad entrambi per aver accettato il nostro invito, soprattutto a lei, signora Mileto, che abbiamo coinvolto all'ultimissimo minuto, anzi secondo direi. Bene, allora, con voi naturalmente parleremo della situazione che ha coinvolto il centro Italia, il 24 agosto del 2016, un terremoto di magnitudo 6 che ha devastato l'area compresa fra il Lazio, le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo. Cercheremo un po' di fare il punto della situazione e capire se ci possono essere degli sviluppi positivi, naturalmente. Per il momento io passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e poi ci ritroveremo qui con i nostri ospiti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, grazie e buonasera a tutti quanti, ai tuoi ospiti e ricordo a tutti i nostri amici che questa trasmissione, come tutte le nostre dirette, va a reti unificate, quindi siamo presenti oltre che su Radio Sirius e Radio Sirius Classic, anche su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgarete, provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana, Modena Noi Radio sempre da Modena, in più siamo anche su Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ovviamente siamo presenti con la Web TV sia sul nostro canale Facebook, sul nostro sito radioscience.it e sul canale YouTube. Con questo è tutto, ti rigiro la palla, Antonella. Grazie Rosario. Naturalmente in conclusione di trasmissione avremo l'intervento di Massimo Bonella, direttore di pianetaogitv.net. Allora, torniamo con i nostri ospiti. Lo ripeto, sono i coordinatori dei comitati 98 per la precisione, Terremoto Centro Italia. Salutiamo ancora la signora Mileto e il signor Pastorella. Allora, il terremoto ha lasciato danni ingentissimi in tutti i sensi, non solo materiali, anche ingenti danni morali, intere famiglie che hanno perduto tutto, senza naturalmente voler scadere così Retorica. nella retorica, però effettivamente sono stati danni ingenti, importanti, che ancora oggi non vedono una soluzione. Dunque, lei, signor Pastorella, è di Pieve Torina, mentre la signora Mileto è di Amatrice, quindi due zone particolarmente colpite. Com'è la situazione nei territori oggi? Naturalmente parte la signora Mileto. Va bene, grazie. Ma la situazione ad oggi è ancora abbastanza ferma, solo il 25% delle casette e delle SAE sono state consegnate, quindi è chiaro che insomma c'è una situazione di stallo, ci sono famiglie ancora sfollate e quindi si trovano a fare molti chilometri la mattina per portare i figli a scuola. Le attività produttive molte hanno chiuso e via via di posti di lavoro sono persi, quindi insomma, la situazione è abbastanza drammatica. E invece nella zona di Macerata, signor Pastorella? Nella zona di Macerata diciamo che sono state consegnate appena l'11% delle SAE, il che significa che l'89% delle famiglie è senza casa. Sono stati persi decine di migliaia di posti di lavoro e 2.000 aziende hanno chiuso. Il problema è che poi ci siamo trovati a scontrarci con decisioni che confermano che la politica purtroppo è veramente lontana dalle esigenze reali dei terremotati. Faccio un esempio su tutti: la decisione di devolvere parte dei proventi degli SMS solidali per piste ciclabili, 5 milioni e 600 mila euro per una pista ciclabile che parte dal cratere e va verso la costa, è una decisione non soltanto sbagliata, ma che conferma che non comprendono proprio quali siano le esigenze dei terremotati. Certo. Ma signor Pastorella, scusi, io vorrei partire un po', diciamo un po' più lontano.
I detrattori di quello che accade in questi casi, in queste disgrazie, dicono che le case sono crollate perché erano case vecchie, obsolete, fatte con materiale, diciamo, antisismico, eccetera. Lei condivide questa, diciamo, prima ipotesi? Allora, per quanto concerne gli eventi sismici, noi abbiamo avuto degli eventi di proporzioni catastrofiche, ravvicinati in un contesto appenninico dove le case, diciamo escluse una parte delle Marche che aveva già subito il terremoto del 97, comunque erano case con il muro a sacco, di una certa, diciamo, anzianità, ma il problema non sta lì, sul perché i nostri nonni o i nostri antenati hanno costruito, tra virgolette, male con le tecniche di allora le case. Il problema sta nella prevenzione, perché nel 2006 ci fu un'azione del governo che diede dei fondi per diciamo calcolare gli eventuali rischi sismici, hanno modificato il grado della creazione sismica di ogni paese, quindi lì dovevano essere fatti degli interventi che non sono arrivati. Il problema adesso è, ok, è accaduto, sì. Scusi se la interrompo, perché è importante secondo me, cioè nel momento in cui il governo è intervenuto sollecitando un adeguamento delle strutture, renderle, quindi tutelarle contro eventuali eventi sismici, ci sono state delle proposte agevolative rispetto ai pagamenti oppure alle ristrutturazioni o no? Diciamo che da quello che ne sappiamo noi, nel 2006 si è deciso di comunicare alle popolazioni, ma anche con qualche allarmismo, no? Ma poi si è rivelato giustificato, quali erano i gradi di rischio sismico. Quindi sono state ridisegnate le mappe e detto, per esempio, Pieve Torina rischio sismico 1, sappi che Pieve Torina sta in un terreno particolarmente sismico, quindi potrebbe esserci problemi. Da lì a trasformare, hanno messo anche a disposizione dei soldi, però come abbiamo visto adesso, purtroppo un conto è mettere a disposizione i soldi e un conto rendere possibile che questi soldi arrivino a destinazione, quindi senza incolpare nessuno, perché il problema, noi sì, vediamo quali sono le cose, però dobbiamo guardare avanti. È logico, se avessero fatto tutti diciamo gli accorgimenti, magari i danni sarebbero stati inferiori, ma siamo perfettamente consapevoli che il terremoto è stato di proporzioni catastrofiche. Non rimproveriamo, non discutiamo, non confutiamo questa situazione. Il problema è come è gestita la situazione, che confutiamo e che contestiamo. Sì, vabbè, ma siamo d'accordo, ma il problema è che se questi aggiusti, se questa azione preventiva, io leggevo fra i vari articoli eccetera, che purtroppo c'è stato il campanile che era stato da poco aggiustato, che è crollato su un'abitazione, purtroppo facendo morire 4 persone. E allora il campanile che viene aggiustato e viene reso, diciamo, solido, stabile in un territorio sismico, come, quando e in che misura è stato reso sicuro? Questo mi chiedo. Ci sono stati dei soldi spesi per mettere al sicuro il campanile, però il campanile è caduto e ha ammazzato 4 persone. Cioè alcune parti di questo paese sono state tutelate. Sì, ripeto, io non so e non riesco a entrare nel merito della cosa. Io faccio l'esempio della casa mia, che nel 97 ha comunque subito danni. La casa sta ristrutturata in maniera antisismica, comunque una parte è crollata, ci ha salvato. Stiamo parlando di 3 terremoti di magnitudo intorno al 6, 5 e mezzo, 6, con epicentri molto vicini. Ci ha salvato, ci ha avvisato, dopo al terzo è crollata. Quindi noi comunque non siamo morti, siamo usciti, ha fatto dei buchi, però comunque la casa ha tenuto, diciamo che comunque le situazioni sono catastrofiche. Poi certo ci sono delle colpe pesantissime su alcune situazioni costruite, per quanto non c'è nel campanile bisogna chiedere anche magari ai beni culturali. Poi si apre un mondo, perché noi contestiamo la gestione dei bandi che facilitano le grandi aziende che fanno, o le grandi cooperative che poi arrivano e mettono manovalanza o sfruttano il subappalto, i locali, che anziché essere i primi a essere chiamati per poi far ripartire anche, insomma, le piccole imprese locali, che succede? Che vengono a prendere il sesto, settimo subappalto, come sta succedendo adesso all'ISAE, e guadagnano poco e la qualità è scarseggia e ci sono i ritardi. Questa purtroppo è la realtà oggettiva anche adesso.
Parlavamo di gestione, lei parlava di gestione dell'emergenza, che sicuramente è stato il lato più ugualmente catastrofico, mi verrebbe da dire, perché mi pare che ci siano ancora le macerie da rimuovere per dei problemi burocratici. Non è a tutt'oggi possibile liberare. Questo accade in entrambe le vostre zone? Scusa, ho mancato. Stiamo parlando di macerie? Sì, io parlavo della gestione a cui si riferiva lei poc'anzi, no? La gestione dell'emergenza è stata, insomma, abbastanza lacunosa, mi pare di poter dire. Sì, Tanto vero assolutamente. che Sì. a tutt'oggi nei vostri comuni persiste la permanenza delle macerie, perché per problemi Sì, assolutamente. Le burocratici. macerie pure. Le macerie private non sono state proprio toccate. Adesso dicono che hanno completato una parte delle macerie pubbliche. Abbiamo più di mezze tonnellate che devono essere portate via. È assurdo. La gestione dell'emergenza, io dentro ci metto anche la gestione delle SAE. Quindi ripeto, nelle Marche l'11%, in toto nel cratere il 27%, sono assolutamente insufficienti. È il secondo inverno che stiamo arrivando a gestire in questo modo. Le La SAE viabilità non è stata ripristinata. lo diciamo perché Prego. l'acronimo è sempre un po' ostico, magari per chi ascolta. Sono Soluzioni abitative di emergenza. le cosiddette casette praticamente. Quindi voi siete ancora in una condizione di non copertura dell'esigenza del territorio, e credo che la stessa cosa, mi corregga, signora Mileto, valga anche per la zona di Amatrice, o lì la situazione è diversa. Pronto? Sì, Pronto, rispondo sì, io mi io? sento. No, 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 No. no, siamo forse leggermente più avanti rispetto alle Marche, ma comunque non sono ancora tornate tutte le famiglie, non sono state assegnate le SAE, quindi la percentuale è ancora molto bassa. Il totale è il 25%, togliendo il 10% delle Marche, insomma, il resto è Amatrice, quindi Amatrice e Lazio, quindi è ancora molto basso. Certo. A questo punto vorrei chiedere ad entrambi qual è la vostra opinione rispetto al maxi emendamento del governo al decreto fiscale. A che punto è la discussione al Senato? Allora, per quanto concerne le discussioni al Senato, io già ho dichiarato ieri che stiamo parlando di briciole. Allora, abbiamo incontrato il Presidente della Repubblica l'altra settimana, mercoledì scorso. Io e Che è Francesca abbiamo stato incontrato questo? il Presidente Mattarella, con il quale ci siamo intrattenuti 5 minuti e abbiamo evidenziato qual era lo stato attuale delle cose. Lui è rimasto anche abbastanza scosso quando gli ho detto che non siamo in grado di produrre e quindi non siamo in grado di pagare le tasse, perché non ci hanno Certo. ancora messo nelle condizioni di produrre. Quindi abbiamo incontrato il commissario De Micheli, il capo della protezione civile Borrelli, e abbiamo chiesto degli interventi strutturali. È inutile che andiamo a guardare le virgole o saniamo giustamente le situazioni come quella famosa della nonna Peppina, a cui vogliamo particolarmente bene, tra l'altro che è vicinissima a Pietorina, io la conosco la signora, ce ne sono altre 300 come quella. Saniamo perché è sacrosanto sanare in questo contesto eccezionale. Ma il problema è che bisogna suddividere le zone del cratere a seconda dei danni subiti. Non si può Infatti voi parlate di parlare. differenziazione, mi perdoni, voi parlate di differenziazione dei territori, questa è una prima istanza da parte vostra. Questa è la base, non lo diciamo solo noi come comitati dei terremotati, ma lo dicono molte altre, molti sindaci che tra l'altro sono stati anche insieme a noi nella manifestazione di Roma. È la base, perché se io ho 20-30 paesi che hanno subito una catastrofe, sia a livello umano, sia a livello lavorativo, sia a livello di danni alle case, quindi i terremoti hanno perso tutto, vanno usate le misure adeguate per queste persone. Se nel cratere ci metto, ripeto, ci metto la mia provincia, ci metto Macerata o ci metto Spoleto, non hanno gli stessi danni, magari hanno subito delle crepe, hanno dei problemi o hanno anche degli sfollati, ci mancherebbe, ma non hanno perso il lavoro, non si è fermato tutto. Quindi per gestire un cratere ci vuole X soldi che non abbiamo. Per gestire 30 paesi disastrati con varie sfumature fino ad arrivare a 141 paesi, quindi fare dei cerchi, no? Io li chiamo il girone dantesco dell'inferno, ovviamente. Quindi
Se noi andiamo a gestire in maniera diversa, possiamo dire che le tasse, qualsiasi tipo di tassa che deve essere bloccata nel primo cerchio, il cerchio proprio principale, e poi andando a allontanarsi si fanno delle sfumature, si fanno delle programmazioni. Ma se gestiamo tutti allo stesso modo, purtroppo chi ha subito veramente la perdita di tutto non ripartirà più, e infatti chiudono le società, le aziende, che stiamo parlando di aziende familiari, non è che stiamo parlando, quando parliamo di imprese, qua parliamo del Pablo e il figlio, non è che parliamo di 10 dipendenti. Quindi stanno chiudendo e stiamo perdendo posti di lavoro, e non si sta facendo niente per incentivarlo. Certo, riferendomi alla manifestazione di cui lei parlava prima, quella del 21 ottobre, avete scelto un'azione particolarmente incisiva. Ritenete che la risposta sia stata adeguata? Sì, pronto? Sì. Allora facciamo così, diamo sempre precedenza alla signora. Sì, purtroppo ho sentito a tratti la domanda rispetto al 21 ottobre, la manifestazione. Beh, la della partecipazione sicuramente è stata importante, e sarebbe stato auspicabile avere ancora più persone. E rispetto a un riscontro da parte del governo, direi di sì, perché comunque questo ha portato a un nuovo incontro con la De Micheli e con Borrelli, all'incontro con Mattarella, quindi è chiaro che insomma non è immediato, però un segnale importante c'è stato. Purtroppo non è facile, non è immediata la risposta, però insomma credo che un segnale c'è stato. Ma adesso il segnale che abbiamo dato, scusate, così che rispondiamo anche a una parte della domanda, era abbiamo riportato le macerie con delle carriole a Montecitorio e abbiamo restituito le tessere elettorali, perché non ci sentiamo assolutamente rappresentati da chi sta gestendo in questo modo la nostra situazione. Questo problema della rappresentanza, questo vostro striscione, non ci sentiamo rappresentati, e l'altissima percentuale di astensione dal voto che c'è stata domenica dopo le ultime consultazioni regionali, dà proprio l'idea dell'estrema distanza che esista tra la politica e quindi le scelte fatte e la cosiddetta Italia reale, la società reale. A vostro avviso, quali sono i provvedimenti che dovrebbero essere immediatamente attuati e dei quali ancora non si è parlato, ma necessari davvero al territorio? Perché quella storia della pista ciclabile, insomma, fa un po' accaponare la pelle. Sì, assolutamente. Io direi il segnale dovrebbero togliere le tasse immediatamente, ma già abbiamo capito che questo non sarà possibile. Quindi questa è una cosa prioritaria. E poi insomma una serie di azioni devono essere vicine al territorio. Il problema è che se continuano a fare i viaggi in treno e non scendono dal treno e vanno in mezzo al cratere, diventa un po' tutto difficile. Noi possiamo rappresentarlo e raccontarlo, ma se poi non lo vivono e non stanno vicino al territorio, diventa un po' difficile tutto. Quindi dovrebbero non chiudersi nel palazzo, questo penso che sia importante. Ma credo che non sia solo, scusi se intervengo ora, ma non credo che sia solo questo. Sicuramente questo è un fatto importante, perché loro usano i treni laddove magari c'è gente che non può nemmeno camminare. Ma il problema è un altro, credo anche. Quando si è fatta una raccolta spinti dalla solidarietà, quando abbiamo dato, abbiamo dato ognuno il contributo per i messaggini e attraverso altre fonti eccetera di ricavo, e sapere poi che questi soldi sono stati invece destinati ad altro, o magari forse non destinati nemmeno, credo che questa storia infici molto. Speriamo non avvengano altre situazioni nelle quali la nazione intera è chiamata ad essere solidale. Stanno distruggendo anche il discorso della solidarietà. Assolutamente d'accordo. Hanno distrutto un sistema. Quando abbiamo denunciato questo
questo, abbiamo fatto anche delle interviste sul territorio per capire la percezione che gli italiani avevano degli SMS, se avrebbero continuato a donare o meno, ma assolutamente la risposta è stata negativa. Tra l'altro non sapevano neanche che gli SMS sarebbero stati utilizzati per questi fini, che sono assolutamente lontani dalla situazione del cratere, quindi c'è proprio molto scetticismo rispetto a questo, purtroppo. Ma rispetto a prima, adesso che è passato, diciamo, qualche mese, un po' di tempo, eccetera, il numero delle persone che non hanno una piccola, un rifugio, un'abitazione, cioè gente che è ancora fuori, gli sfollati, sono ancora tanti, cioè com'è la situazione? Se solo il 27% hanno ricevuto la SAE, è chiaro che tutto il resto è ancora sfollato. Dove sta? Sfollato, sta tra l'albergo, alberghi, roulotte, perché bisogna anche sottolineare che molti preferiscono stare ancora in roulotte perché il contributo, il CAS, lo utilizzano per sopravvivere, per cui insomma la situazione è veramente grave, cioè non loro Borrelli ha detto che per dicembre avrebbero consegnato fino all'80% delle SAE, ma insomma oggi, adesso andiamo incontro all'inverno, sinceramente questa percentuale è un po' troppo ottimista per come sono andate le cose fino ad oggi e per come stanno continuando ad andare. Signor Pastorella? Sì, diciamo che si stanno buttando dei soldi, gli sfollati sono intorno ai 50.000, stiamo parlando che c'è gente che deve stare al posto, stiamo parlando dell'Appennino, quindi c'è gente che deve governare le bestie, deve sistemare il raccolto, deve stare sul posto, quindi si sono hanno cercato di rimediare roulotte, camper, casette mobili, per questo ci sarà questa sanatoria, perché c'è chi si è costruito la casetta, tra l'altro ha fatto risparmiare tantissimi soldi allo Stato, perché per vostra informazione una famiglia di 4 persone viene pagata, cioè l'albergatore che ospita una famiglia di 4 persone riceve 4.800 euro al mese, invece il CAS, quindi il contributo autonomo a sistemazione per 4 persone è 800 euro, già ci sono 4.000 euro di discrepanza, non si comprende perché magari c'è gente che cioè per alcune, per una famiglia si spendono questi soldi e per un'altra quell'altra, quindi non si capisce. Se si voleva riportare la gente al proprio territorio, si cercava di incrementare questa misura e aiutarla a ripartire, perché altrimenti, se non ci sono le persone, non può ripartire l'economia, se non ci sono i ripristini dei servizi, non può ripartire l'economia, se non si ripristina la viabilità, è tutto bloccato. Che succede? Che poi gli sfollati che stanno sulla costa, immaginate, visto Castel Sant'Angelo sul Nera, c'è gente che deve fare 120 euro per andare e 120 a tornare per portare i figli a scuola. Queste sono condizioni inaccettabili, inumane per il secondo inverno consecutivo. Ma e volevo aggiungere che la pista ciclabile era solo una parentesi, perché poi c'era una opera pubblica, l'ammodernamento di una statale, si chiama La Valdaso, altri 5 milioni, o ripristino di una grotta sudatoria chiusa da 25 anni, altri 3 milioni e 7. Lì si buttano i soldi e non si pensa magari a fare dei centri di aggregazione per delle persone che hanno in mente e parlano con chiunque incontrano da un anno solo di terremoto. Si sono suicidate 8 persone. Non si può continuare avanti così. Il profilo psicologico va messo in assoluta considerazione. Ma il problema della, scusami Antonella, diciamo la richiesta della solidarietà che viene fatta per diciamo affrontare il fenomeno della migrazione è identico a quello che viene negato a voi, che avete bisogno invece di un apporto maggiore dal punto di vista non soltanto morale ma anche materiale? Secondo lei è identica? Signora? La signora Mineto, e deve rispondere lei prima. Sì. Pronto? Non capisco. È caduta la linea o arriviamo in ritardo? Può rispondere lei, signor Pastorella. Prego, prego, signor Pastorella. Sì, allora dicevamo che la... Parlavamo di solidarietà. La domanda era... Sì, la solidarietà, purtroppo allora il discorso è gli italiani hanno fatto il loro, hanno fatto un grande dovere, il problema è l'utilizzo di questa solidarietà. Nelle comunicati della Protezione Civile, nei due comunicati, perché sono state due tranche di solidarietà, l'obiettivo era donare alle regioni terremotate delle strutture che possono essere utili per i terremotati.
Quindi noi semplicemente tra le nostre proposte, oltre che centri aggregazione, oltre che incentivi per far ripartire queste imprese familiari, abbiamo messo anche, faccio un esempio banale, le turbine, perché noi l'anno scorso siamo stati per 3 giorni con la neve a 2 metri e abbiamo dovuto attendere le turbine che arrivassero dal nord Italia. Quindi è possibile che zone appenniniche non abbiano le turbine? Quindi, visto che l'obiettivo era anche per la protezione civile, per incentivare, per poter avere delle strutture, abbiamo chiesto di acquistare queste turbine. No, continuano a fare grotte sudatorie o altre cose. Quindi diciamo che l'italiano che cosa dice? Ma io perché devo dare soldi se poi ci fanno quello che gli pare? Perché utilizzano il paniere degli SMS solidali che noi abbiamo dato per i terremotati e per fare opere pubbliche, che c'ha un altro paniere? Anche le scuole, dirò di più, le scuole hanno un altro paniere, non devono prendere, ristrutturare le scuole terremotate con i soldi degli SMS solidali, è un altro discorso. E questo che getta sfiducia nel sistema, noi abbiamo dato, non c'è questo allarme, speriamo di no, ma se dovesse accadere qualcos'altro gli italiani non doneranno più, siamo certi. Certamente, ma a questo, ecco, io infatti questo intendevo con la domanda precedente, degli interventi concreti, no? Delle realizzazioni, perché non è possibile naturalmente a distanza di quanto? 2 anni quasi, un anno e mezzo, si sia ancora in queste condizioni. Allora le chiedo, poi magari se riusciamo a sentire anche la voce della signora Mileto, ma le chiedo, c'è secondo lei un'assenza di volontà politica? Cioè, non è possibile che ad oggi... Ma è chiarissima questa assenza di volontà politica. Quando noi abbiamo detto bisogna differenziare in base ai danni subiti e quindi dare a chi ha perso tutto di più, quindi dare la possibilità di non pagare nulla e incentivarli, hanno detto che un governo che si sta per dimettere non ha la forza di poter fare queste situazioni, come se loro arrivassero adesso, invece un anno e mezzo. Ma ripeto, io non voglio parlare di governo, perché poi tra i comitati abbiamo di tutte le parti, abbiamo solo il cappello dei terremotati. Il problema è che se non vi volete prendere la responsabilità, ci costringete a perdere altri 2 anni, perché adesso questo inverno è iniziato, il nuovo governo si inserirà a maggio-giugno, prima che capiscono che iniziano a emanare, passa un altro inverno, noi passiamo il terzo inverno così, e l'inverno nelle nostre zone è durissimo, sia a livello meteo, ma a livello soprattutto lavorativo. Non si può abbandonare, è così, ripeto, il futuro che ci preoccupa più del passato. E infatti quello che poi alla fine molti hanno deciso di fare è stato di organizzarsi, di sopperire autonomamente a questi problemi. Lei parlava poc'anzi dell'aspetto psicologico, perché l'abbiamo detto in apertura, questo evento sismico non ha distrutto solo la vostra vita in senso materiale, ma anche in senso morale e psicologico. Perduto tutto, senza nulla, senza avere nemmeno delle prospettive, perché dobbiamo dirlo, nella storia ci sono, del nostro paese, ci sono già episodi di questo genere e pare non si sia mai riusciti ad imparare nulla. Nel vostro caso mi sembra evidente questo. E, quindi le chiedo. A me nel nostro caso sembra evidente che hanno peggiorato le cose, perché io proprio al commissario Rani chiesi ma quanti terremoti ci vogliono per capire come si deve fare, perché ovviamente i territori sono diversi. Certo, e la risposta perché che i territori sono diversi ovviamente, però diciamo come struttura, come impostazione, visto che purtroppo da qualche anno, cioè 97, 2009, 2012, 2016, insomma, ci sono terremoti, quindi l'impostazione dovrebbe essere: non possiamo andare a fare sempre 500 ordinanze così come è stato fatto in Emilia. Nel 97 da noi è andata molto meglio di adesso, perché per poi capirci, dopo 1 mese e mezzo stavamo tutti nei container con il bagno interno, adesso hanno dato dopo 5 mesi i container con bagno esterno in comune. Cioè si va a peggiorare, quindi, perché si è smontata la protezione civile, poi ci sono le colpe che si rimpallano. Il problema qual è? Il succo è che il terremotato è abbandonato, l'hanno messo al mare, o l'hanno messo, gli hanno dato il cast, l'elemosina, e quindi tutto a posto. E adesso però noi siamo morti. Allora, se volete desertificare le nostre zone, ditelo e ce ne andiamo. Non credo proprio che ce ne andiamo, però. No, siamo riusciti a avere. Non molliamo proprio. Ma assolutamente. Molti di voi l'hanno dimostrato. Sì, assolutamente. Sì, c'è stato un incontro la scorsa settimana a Bolognola con l'Università di Venezia, e dove è intervenuto anche un ragazzo che fa la guida turistica a Bolognola.
e ha avuto nel suo racconto, racconta che comunque ha avuto proposte di lavoro a Cortina e in altre zone italiane, ma lui comunque non vuole andarsene, quindi vuole continuare a stare lì e a, insomma, anche se è, insomma, in una situazione ovviamente precaria, perché ovviamente il lavoro non c'è, comunque continua a vivere lì. C'è un attaccamento al territorio fortissimo da parte dei ragazzi e, insomma, delle famiglie che vivevano lì, quindi anche il solo fatto che molte famiglie hanno scelto di segnare e di iscrivere i figli alla scuola di appartenenza, del paese di appartenenza, è chiaro che questo è significativo, perché piuttosto che andare in una nuova scuola più comoda, comunque ritornano al paese di origine perché vogliono vivere lì. Quindi questo sono poi fatti. Come fate a resistere in queste situazioni? Cioè, voglio dire, emotivamente, psicologicamente, l'idea adesso di dover trascorrere un altro inverno, perché questo mi sembra ormai scontato, no? E dover trascorrere un altro inverno in queste condizioni, come riuscite a superare questa idea? E come vi siete soprattutto organizzati? Vi siete ripartiti dei compiti? Vi siete dati una struttura nella struttura, mi verrebbe da dire, come se voi aveste ricominciato tutto da capo da un punto di vista sociale? Sì, sicuramente sì. Oddio, una struttura, probabilmente noi insomma navighiamo anche un po' a vista, perché purtroppo questo ci ha insegnato. Un anno e mezzo fa questo è successo e diciamo che c'è molta, proprio un senso di comunione, di della comunità, insomma un forte attaccamento alla terra, quindi è chiaro che poi tra concittadini ci si fa forza l'un l'altro, perché poi il momento di sconforto arriva a tutti, capita a tutti, quindi nel momento in cui uno è più debole, cioè quello più forte magari riesce a tendere la mano e a dare una pacca sulle spalle per dire che va tutto bene. Nello stesso tempo ci sono una serie di persone che sono comunque sempre disponibili, che in qualche modo mettono a disposizione il loro tempo proprio per supportare tutte le esigenze, però insomma questo non dovrebbe arrivare, no, dai cittadini, che hanno dimostrato veramente un grande carattere, molta forza e molta voglia di rivincita e di rivivere in quelle terre. Dovrebbero appunto esserci tutta una serie di attori sociali che siano di supporto a tutti, cosa che purtroppo ad oggi non è così, perché appunto si leggono un po' le statistiche sui giornali che si usano comunque farmaci per combattere la depressione. Ecco, questo non dovrebbe avvenire. Però questo è. Però accade. E signor Pastorella, cosa ne pensi? Bene, penso che è dura perché poi stiamo parlando di piccoli paesi, non ci sono solo i grandi paesi, sono i piccoli paesi che si raccolgono intorno al sindaco, che purtroppo, essendo un sindaco di 50, 100, 1000 anime, è anche un po' gestito dal referente politico, che gli promette questo, gli promette quell'altro, e quindi si hanno delle aspettative che purtroppo sono costantemente disattese. E ripeto, è dura, perché poi inizia a venire a meno il lavoro, e come stavo dicendo prima Francesco, quasi il cassi viene utilizzato come reddito di cratere, perché per andare avanti. Ripeto, la situazione è difficile, perché poi c'è molto nervosismo, si cerca di aiutarsi, però poi c'è molto nervosismo, i nodi stanno venendo al pettine. E se non abbiamo prospettive, se non abbiamo diciamo prospettive positive, io sono molto preoccupato per questo inverno. Le tensioni sociali a cui faceva riferimento lei, signor Pastorella, sono ormai registrabili un po' ovunque, anche in zone diversamente terremotate d'Italia, perché il paese è più o meno nella stessa condizione, come se avesse subito un terremoto e non si riesce a togliere le macerie per costruire il nuovo. Voi lo siete di fatto in altre zone, nell'altra parte del paese, è un terremoto diverso.
quello che viene vissuto quotidianamente. Allora, la tensione sociale è così alta, ribadisco l'altissimo tasso di astensionismo alle ultime elezioni amministrative, la vostra manifestazione a Roma del 21 ottobre sono segnali molto chiari, cioè sono segnali di una rottura proprio fra il territorio e la politica. Ma la politica, secondo voi, non ha capito quanto è diventata difficile e grave la situazione? Lì c'è proprio una constatazione nostra, che del resto d'Italia, che la politica non comprende o non vuole comprendere le esigenze dei cittadini, non vuole adottare delle azioni tese a far riprendere l'economia. Si sta creando disparità da chi ha tanto e chi ha poco. Anche nel cratere, un esempio lampante, cioè c'è chi ha perso tutto, non può essere trattato come chi ha delle crepe, con rispetto di tutti. Quindi non si possono dare incentivazioni, per farvi capire, le incentivazioni per la zona franca urbana, che noi chiamiamo no tax area, ma si chiama zona franca urbana, ZFU, sono: se tu hai subito il 25% di riduzione di fatturato nel periodo che va dal 1 settembre, diciamo, al dicembre del 2016, puoi accedere. O se vieni da fuori e crei una società nel cratere, puoi accedere. Ma se io, che sono nelle Marche, ho avuto per disgrazia una fattura pagata a settembre o a inizio ottobre, quando ancora il terremoto non c'era, io non rientro. Quindi per farvi comprendere che loro sono distanti anche operativamente da quella che è la realtà. C'è anche un bambino che comprende che è una stupidaggine mettere questi paletti, certo. E quindi però il problema è che lo fanno. Io, come citava Francesca, il convegno dei dottori commercialisti a cui abbiamo partecipato, la Camera di Commercio di Macerata dice: abbiamo messo in palio 753.000 euro per le piccole imprese e ne abbiamo potuti dare solo 11.000. Io ho chiesto: ma perché, secondo voi, siamo tutti scemi? Oppure c'è un problema di comprensione di operatività? Perché i commercialisti poi hanno spiegato a questa esponente, no, del governo regionale, che forse non si comprendeva, o che forse il gioco non valeva la candela, e quindi avevano detto di mettere a disposizione dei soldi, ma poi non erano utilizzabili. Quindi c'è proprio questa lontananza della politica alla realtà locale. Quando ho parlato con il presidente Grasso e la presidente Boldrini, quello che loro hanno detto: noi facciamo queste cose, li giriamo velocemente, diamo dei soldi. Ho detto: voi avete il compito di verificare se quello che legiferate si tramuta in azioni concrete per il terremotato, altrimenti è tutto, si blocca la filiera della burocrazia, questo male tremendo che odiano tutti, però di cui tutti purtroppo ne fanno parte, e non arriva a noi terremotati, e se non arriva noi moriamo. Signor Pastorella, viene una considerazione, insomma, le regioni coinvolte in questo tragico evento sono essenzialmente sono quattro. I vostri referenti, oltre che il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle Camere, eccetera, credo che in primis dovrebbero essere, oltre i sindaci che non hanno più il paese perché è crollato, dovrebbero essere i rappresentanti della Regione, quindi i Presidenti. Secondo lei ci sono state delle iniziative diverse, differenti, a seconda delle regioni? Cioè, voglio dire, il Lazio ha fatto meglio dell'Umbria, o l'Umbria meglio delle Marche, Allora, noi abbiamo... Noi abbiamo diciamo, concordato, dopo la manifestazione del 1° aprile, con il governo, l'incontro mensile con tutte e quattro le regioni, con i presidenti di regione e i dirigenti apicali, e abbiamo così potuto avere la possibilità di monitorare da vicino le situazioni. Da lì è stata scoperchiata la falla delle SMS solidali e con le liste ciclabili, perché noi a una riunione abbiamo chiesto in particolare cosa sono intenzione di fare. Questo che cosa ha comportato? Che abbiamo verificato l'operato, e devo dire, per esempio, che l'Umbria, magari diciamo memore di quello che è successo nel 97, per noi non si è comportata male, ha fatto delle azioni molto positive. Noi dobbiamo tirar fuori Castelluccio, purtroppo, che è stata trattata male e mal gestita, però in generale l'Umbria
sta lavorando, ha dato le sue casette, ha dato la viabilità, l'hanno sistemata, stanno ripartendo, hanno fatto le centri aggregazioni, quindi devo dire che la Marini, che è comunque lo stesso partito, quindi il problema non è il partito, sono le persone, e poi la volontà politica invece a livello governativo, a livello commissariale, quella sì che è politica. Però noi vediamo che l'Umbria lavora bene, l'Abruzzo ha molto meno problemi, diciamo che è un po' limitato alla parte, è stato coinvolto anche dal 18 gennaio in poi, e vediamo che la Lazio è più situazione politica e più promesse non mantenute, perché tipo il centro commerciale doveva essere pronto il 5 giugno, ancora stanno con la polvere, e le Marche c'è totale incapacità e assenza proprio di comprendere quali siano le priorità da assegnare. Quindi ognuno ha il suo, però ecco, ripeto, nel momento in cui ripeto, gli SMS solidari è lo specchio di quello che vuole fare una regione con dei soldi. Le Marche le butta, il Lazio fa il furbetto, l'Umbria le utilizza bene e l'Abruzzo anche. Ecco, ma in questa situazione, signora, adesso chiediamo magari alla signora Mileto, in questa situazione, in queste condizioni, c'è stato, avete visto movimenti turistici dalle vostre parti? Sono venuti a vedere le macerie i turisti? Sì, diciamo lato Lazio Amatrice, devo dire che tutti i fine settimana ci sono molti turisti che comunque cercano, vanno a mangiare all'area food, la nuova area food, fanno foto alle macerie, quindi questo è abbastanza insomma criticabile, perché sinceramente non vedo, sembra a volte anche eccessivo, nel senso sembra uno zonno, e forse ci vorrebbe un po' più di rispetto nel fare le foto, però è vero pure che comunque sono tanti, vengono, fanno comunque, spendono, fanno shopping, perché comunque ci sono i due centri commerciali dove ci sono comunque le attività produttive, negozi, esercizi commerciali che hanno riaperto, e poi c'è l'area food, e comunque si fermano per mangiare una buona amatriciana, quindi sicuramente Amatrice il fine settimana insomma è viva, ecco, questo sicuramente, quindi grande affluenza dei turisti, però non è così per tutti gli altri, quindi insomma bisogna fare sempre un'analisi totale, non fermarsi all'unico paesino che probabilmente rispetto agli altri è più frequentato. E i soldi, scusate signor Pastorella, mi scusi, ma alla luce di quello che abbiamo così capito fino ad ora, quando avete fatto la partita, qualcuno magari ha fatto una partita di pallone, i soldi, i proventi di quella partita di solidarietà, sapete dove sono andati a finire o sono spariti anche quelli? Dipende quale partita di pallone. Io tra l'altro sono il capitano della nazionale terremotata. Noi quindi se si riferisce a noi prima di far acquistare il biglietto dichiariamo. C'è il notaio, certo, abbiamo una commissione con il notaio, notaio Luca Amato di Roma, abbiamo il direttore delle relazioni esterne dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo un dirigente di BNL, abbiamo una giornalista di Sky, Simona Trapani, abbiamo il sindaco di Pieve Torina, quindi abbiamo realizzato abbiamo riunito una commissione esterna indipendente di persone che si sono comunque impegnate per il terremoto e che hanno un profilo di eccellenza e che possono dare garanzia di tutto, e che decidono che cosa fare con i soldi che incassiamo. Purtroppo non è che incassiamo tantissimo, perché insomma noi siamo terremotati, però diciamo grazie ai dirimpettai l'ultima partita abbiamo svolta a Spoleto contro gli attori, e raccogliamo dei soldi. Per esempio il primo progetto che andremo a finanziare, ancora siamo al 30% del finanziamento della copertura, è un pulmino per bambini che non si sono arresi al terremoto e continuano a giocare, i pulmini di Muccia, di Pieve Bovigliana e di Camerino, che vogliono continuare a giocare, ma essendo dislocati, sparsi nel territorio, devono essere presi con questo pulmino, e quindi questo è il primo progetto che abbiamo approvato. Quindi vedo, per quanto concerne le nostre partite, che purtroppo non hanno questi grossi incassi, c'è una commissione e sappiamo, e addirittura la differenza, perché ripeto, ci teniamo, la differenza con tutte le altre partite a beneficenza è che prima della partita diciamo che cosa ci facciamo, quindi non che andranno i terremotati, saranno dedicati al pulmino. Le altre partite io non so come rispondervi. Beh, speriamo di farne tante, speriamo di poter acquistare non solo pulmini ma anche di fare altro, soprattutto se vengono recuperati i soldi che sono stati
dati per gli SMS, ma diciamo che questo racconto che ha fatto la signora Mileto circa le fotografie è inquietante perché verrebbe anche da pensare in maniera tetra che qualcuno magari possa portare via qualche pezzo di macerie, magari come ricordo, insomma. Può accadere anche questo. Sì, purtroppo è così, nel senso che poi insomma non tutti reagiamo nello stesso modo. Io personalmente non ho una foto di una maceria perché sinceramente per me è dolore, quindi non mi viene spontaneo di fotografare qualcosa che insomma mi ricordo comunque un dolore forte. Non vedo, però è così, insomma, questa è la realtà. Vengono, con tutto che ci sono anche i cartelli messi dal fatti mettere dal sindaco Sergio Pirozzi, comunque dove vengono invitati a non fare foto e selfie, però poi alla fine purtroppo l'egoismo, insomma, il voler fotografare a tutti i costi una maceria prevale sul resto, quindi purtroppo no. Così. No, queste penso che siano proprio deformazioni di un modo di comunicare che ormai è basato solo su un'immagine, ma non si capisce che dietro quell'immagine c'è tutta una vita che purtroppo si è andata perduta. Ma tornando un attimo, ed è purtroppo per ragioni di tempo l'ultima domanda che vi posso perlomeno rivolgere, tornando un attimo alla ripresa delle attività sui territori, i vostri sono territori che vivono prevalentemente dei propri prodotti, della vendita, della trasformazione. Amatrice, inutile dire, è conosciuta in tutto il mondo per appunto la matriciana e sì. Tutte altre caratteristiche zone, ecco, di produzione e di commercio. Quali sono gli interventi secondo voi da effettuare immediatamente per dare la possibilità ai territori di tornare alla loro produttività? Signora Mileto, vorrei, e poi signor Pastorelli. Sì, non vorrei essere ripetitiva. Io dico sempre, cioè, di ritornare comunque sull'abbattimento delle tasse, sull'annullamento delle tasse, perché altrimenti se non metti in condizione un'azienda di produrre, come faccio a pagare le tasse? Quindi insomma un po' di respiro su questo. Quindi prima incentivi soprattutto alle aziende per ripartire, poi dopo insomma si vedrà. Però ci vuole un po' di flessibilità in questo. Sì. Signor Pastorella? Sì, secondo me bisogna aiutare queste piccole imprese familiari a ripartire, bisogna ripristinare la viabilità, perché anche la viabilità è un ostacolo alla ripresa del commercio, bisogna anche attrarre delle grandi aziende che creino un volano produttivo alle imprese locali e dare priorità alle imprese locali anche nella ricostruzione, sia pubblica che privata, per poter ripartire. Detto questo, una piccola parentesi sulla ricostruzione e sullo snellimento delle pratiche. Per vostra informazione, ci sono per esempio nelle Marche 888 pratiche presentate di categoria B, soltanto 125 approvate. Quindi non solo siamo all'inizio e quindi su 50.000 persone che devono presentare pratiche ce ne arriveranno una marea e la gente ha pure paura perché ogni 3x2 fanno ordinanze retroattive, ma poi quando le consegnano e ce ne sono poco, con tutte le persone che hanno dato alle regioni abbiamo questa percentuale, una percentuale dello 0,015 pratiche lavorate al giorno, che è assolutamente inaccettabile e adeguata. Quindi anche quello per la ricostruzione va fatta pressione, perché altrimenti non ne usciremo più. C'è soprattutto da lavorare sulla burocrazia, che è stata veramente fonte di gravissimi problemi anche per se consideriamo che ci sono ancora le macerie, mi sembra abbastanza ridicolo. È passato più di un anno, non è possibile avere ancora le macerie. Come può un territorio riprendere la propria attività produttiva se non ha le strade, se non ha il locale, se non ha i servizi primari? Quindi mi pare di capire che sia una burocrazia più snella e più flessibile quella che bisognerebbe subito mettere in atto, no? Sì. Assolutamente. Perfetto, allora io vi ringrazio, mi sembra ridicolo dirvi soltanto questo perché è imbarazzante, ecco, pensare che ci sia ancora una situazione del genere, perlomeno come cittadini, come connazionali ci sentiamo così, ho detto concittadini, ma è come se lo fossimo.
sì, grazie. Noi ringraziamo voi e la cosa importante è che non si smetta di raccontare quella che è la verità, perché purtroppo anche i giornali a volte omettono, e quindi io ringrazio voi, noi ringraziamo voi perché ci hanno dato la possibilità di spiegare come attualmente, dopo un anno e mezzo, ancora stanno le cose e quali siano purtroppo le prospettive, di che cosa si sta parlando in Senato, ripeto, briciole, anziché affrontare i problemi in maniera strutturale. Quindi grazie a voi. Possiamo darci appuntamento fra non molto per sapere come vanno le cose. Assolutamente, sarebbe ottimo avere un appuntamento costante per aggiornarvi. Tra l'altro, vabbè, magari poi ne parliamo fuori onda, ma vi dico, noi riceviamo comunicati stampa, quindi ogni momento potete inviarci un comunicato e aggiorniamo sulla situazione, intervenite, insomma, in qualche modo si fa. In Italia c'è la memoria molto corta e sappiamo che questo è un gravissimo problema di questo paese. Comunque, nel nostro piccolo, tentiamo di fare quello che possiamo. Voi intanto tenete duro. Sì. Grazie, sì, cioè, lo faremo. Ecco, grazie ancora alla signora Francesca Mileto e al signor Francesco Pastorella, coordinatori dei comitati Terremoto Centro Italia. Grazie e buon tutto, insomma. Bravi, arrivederci. Grazie, grazie a voi, arrivederci. Buonasera. E vediamo che si è collegato con noi Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì. Ciao a tutti, un saluto anche alla regia centrale di Radio Service, un saluto agli ascoltatori, siete collegati sì con la redazione di Pianeta Oggi TV da Venezia per le anticipazioni del notiziario Istri Oggi che va in onda alle 45 in collaborazione, lo ricordo, con Unione Italiana di Fiume. Parleremo di alcuni eventi di novembre e dicembre, poi a seguire Jesolo, formazione per i giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana, Umago, 70° anniversario della Comunità degli Italiani, Lubiana, il CDA di RTV Slovenia, Abbazia, giunta esecutiva Unione Italiana, poi ci spostiamo a Capodistria, gare di lingua italiana, poi ancora SAC, Lino Mariani, 70° di musica e canto, Fiume e Capodistria, avvio del servizio civile italiano. Poi alcune flash da Isola e Capodistria. È tutto per anticipazioni, noi ci sentiamo, come ripeto, alle 45 nel notiziario Istria Oggi, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Prego Antonella. Grazie a Massimo Bonella, grazie a Rosario Moreno per essere stato il nostro regista questa sera e grazie a voi ascoltatori per averci seguito fino alla fine. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18:30 per un nuovo appuntamento di Spazio Aperto. Buonasera. Arrivederci.